siccità. Inaridisce il suolo, la carestia. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, Marco Tempo in studio, Cristian Pever alla parte tecnica per la puntata odierna di Chuck Cultura. Nell'approfondimento di oggi parleremo di un musical in programma giovedì prossimo al Teatro Giovanni da Udine, Il Piccolo Re Leone. Prima di approfondire l'argomento con il regista dello spettacolo, Gianni Zanella, ci ascoltiamo un assaggio di una delle canzoni che sarà possibile ascoltare in occasione della rappresentazione teatrale. Io devo andare, sì, devo andare, ovunque il viaggio mi porta. Ma vi terrò nel mio cuore, ovunque andrò. Ma sono bastate 3 ore di prevendita dei biglietti per far registrare il tutto esaurito. Il musical si preannuncia come una produzione imponente. 130 persone a comporre il cast artistico, 200 costumi di scena, decine di assistenti e tutto rigorosamente made in Friuli. Proprio come gran parte degli attori che hanno un'età da 7 anni fino a un massimo di 48. E udinese doc è anche il regista Gianni Zanella, che ai microfoni di Erika Beltrame parla del suo spettacolo. Le persone che vengono a Giovanni da Udine si aspettino di vedere Broadway sul palco del Giovanni da Udine. È il nono musical di sempre nella classifica mondiale. È una storia che parla a bambini, ma soprattutto ad adulti, ed è qualcosa di estremamente elaborato, che ha avuto 2 anni di gestazione, ha 14 cantanti attori, 95 ballerini che sono supportati dalla scuola di danza Ceron, su coreografie di Elisabetta Cerone e Cinzia Pittia, e uno staff tecnico di altri 15 persone che lavorano dietro, quindi arriviamo più o meno a 150 membri tra cast e compagnia. Quindi è una produzione, tra l'altro, quasi totalmente made in Friuli e molto giovane. La media è di 22 anni circa. Il più piccolo cantante, diciamo, che è membro del coro, del piccolo coro del Friuli Venezia Giulia, che si occupa, diciamo, delle parti corali, ha 7 anni. Il più, diciamo, anziano è uno degli attori che interpreta Mufasa, Dario Cadore, che ne ha 48. Tutti gli altri, diciamo, abbiamo i 2 protagonisti giovani che hanno 12 e 13 anni e poi via scalare ci sono i ventenni, i trentenni, poi la maggior parte facciamo media di 22 anni. Quindi è uno spettacolo giovane, made in Friuli, e credo che la gente della nostra terra possa dirsi soddisfatta e fiera di vedere che anche noi riusciamo a produrre qualcosa di molto grande e molto importante, e non solo dobbiamo importare cose da Roma o da Milano o dagli altri grandi teatri. Ma com'è nata l'idea di portare sul palco Il Piccolo Re Leone? L'idea è nata perché io praticamente, insieme al direttore artistico del piccolo coro del Friuli Venezia Giulia, che come ho detto si occupa delle parti corali ed è anche il direttore artistico dello spettacolo, abbiamo visto nel West End a Londra, abbiamo visto lo spettacolo, abbiamo visto una cosa magnifica e abbiamo pensato che sarebbe stato stupido non riuscirlo a portare, diciamo, qui a vedere qualcosa che è magnifico. Supera largamente, a mio modo di vedere, i musical classici, che possono essere Cats, Jesus Christ Superstar, questi grandi musical. Questo del Re Leone fa un ulteriore passo in avanti, perché riesce ad amalgamare perfettamente le 3 componenti del musical classico, che sono la recitazione, il canto e la danza, senza creare tanti siparietti, ma diciamo donando allo spettatore una sorta di unicum
continuum e di continuum incredibile, una storia veramente a 360 gradi. Il fatto di dover dirigere tantissimi ragazzini e bambini anche di età molto giovane è stato uno stimolo oppure ha creato qualche difficoltà? È stato sicuramente entrambe le cose. Io avevo già fatto uno spettacolo, diciamo, teatrale, musicale, interattivo, sempre col piccolo coro del Friuli Venezia Giulia, che si chiamava Gli Ecoeroi e il Fantastico Mondo di Terra Luna, che prevedeva sempre protagonisti molto giovani. Ma devo dire che, contrariamente a quello che si pensa, i ragazzini, i bambini hanno una capacità, una duttilità nel recepire le cose incredibile, non hanno i blocchi che abbiamo noi adulti e quindi riescono a non avere dei blocchi, degli ostacoli nell'interpretare, perché per loro diventa un gioco. Ed è fondamentale, se pensiamo che poi in inglese recitare si dice anche play, che è lo stesso verbo che si usa per giocare. E quindi diventa una cosa veramente straordinaria. Abbiamo due protagonisti soprattutto, che sono Mario Oliva, che fa Simba da cucciolo, e Grazia Sangoi, che fa Nala da cucciola, che sono eccezionali. In poche ore i biglietti per la prima sono andati a ruba. Questo ci fa sperare in una replica dello spettacolo? Stiamo valutando con la produzione l'eventualità. Tutto dipenderà da come andranno in questi giorni le ulteriori vendite. Io insomma me lo auguro, e lo auguro anche alla città, insomma. Grazie a Gianni Zanella per essere stato nostro ospite. Prima dei saluti finali ci ascoltiamo un'altra canzone del musical in scena giovedì prossimo a Udine. Questa è Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ma che dolce poesia! Hakuna Matata, tutta frenesia. Senza pensieri, la tua vita sarà. Chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata. Hakuna Matata? È il nostro motto. Cos'è un motto? È un motto con il botto. Sai ragazzo, due magiche parole contro tutti i problemi. Esatto, prendi Pumba per esempio. Da piccolo lui era una gran beltà, ma proprio una tarrita.